tempo bambina al ritorno dalla scuola, tenendo per mano mio fratello più piccolo, adolescente. Al ritorno dal liceo, quasi sempre sola. Giovane universitaria, in compagnia di ragazzi, come me, desiderosi di discutere e di fare progetti tutti insieme. Sul viale si affacciavano poche case e percorrere nelle ore buie della sera mi procurava un po' di paura, ma poi c'era la scala. Era chiamata la scala dei baci, perché è così appartata forse, e superata la scala si vedeva il cancello di casa mia e tutto diventava familiare. Il resto sarà una sorpresa. Come anticipato Roberta Miotto, io sono a Seve solo da un anno e mezzo. Ho scelto questo paese perché l'ho trovato un bellissimo paese per bambini e per anziani, perché i giovani possono crescere ancora in maniera sana grazie al Bosco delle Querce, che come grande sarcofago è riuscito a coprire tutte le brutture e le storture che negli anni passati questo territorio ha subito. E gli anziani, perché io sono anziana oramai, ho superato i 60 da parecchio, quindi sono un'anziana, e perché come età, voglio dire, lo spirito è sempre quello fanciullo, perché è meraviglioso pensare di poter vivere senza l'ansia, senza quello che ti corre dietro delle grandi città. Vengo da Reggio Calabria, che è una città abbastanza viva, forse anche troppo viva, tanto da essere oramai morta, perché quando si è troppo viva si conosce quello giallo. Abbiamo fortemente un'illa tra il suicidio e l'omicidio, tendendo a pendere più verso l'omicidio, perché un malato di diabete non si fa un'overdose di insulina, ed anche perché questa overdose di insulina avrebbe potuto farle la moglie Vice, Beatrice Vice per gli amici. E allora comincia come un thriller, per cui una pensa, diciamo, mi sono trovata davanti a un bel libro giallo, adesso vediamo come va a finire, chi è l'assassino, cosa succede. E poi invece si trova catapultato intanto in un proscenio particolare, un teatro unico, che è quello della villa. Perché è vero che i personaggi agiscono, interagiscono, le loro storie si intrecciano, chi va, chi viene, chi resta, è mobile quasi, ma è pur vero che l'unica cosa ferma nello spazio e nel tempo è la villa, che ha visto storie, storie molto vecchie, storie antiche, poi storie attuali, e che vedrà probabilmente storie future per lo sviluppo delle varie situazioni. E allora ringraziare per avermi dato l'opportunità di leggere un libro così godibile, così pieno di passioni e di passione. E adesso passo la parola a te.